Senza Bjarnason, ma molto probabilmente con Salamon e Torreira. Staff medico ottimista, è già una buonissima notizia. Sale dunque la febbre per Bologna, serve l'impresa. Giusto e doveroso crederci con la consueta umiltà, ma questo Pescara ha tutto per centrare vittoria e promozione. Certo, non dovrà sbagliare nulla l'11 di Massimo Oddo ed avere contestualmente un pizzico di buona sorte venuta meno invece venerdì. Gli episodi saranno determinanti, bisognerà sfruttarli con cinismo e spietatezza. Sarà altresì interessante verificare sul campo il piano partita del Bologna. Proverà a sbloccare il risultato oppure aspetterà affidandosi al contropiede come accaduto nel match di andata. Gestire il lieve vantaggio legato alla migliore posizione ottenuta in classifica e dunque il pareggio potrebbe rivelarsi un errore strategico. Se 20 minuti dall'epilogo, ricordiamo niente supplementari, la partita fosse ancora ferma sul punteggio di 0-0 o in generale di parità, la preoccupazione nei rossoblu aumenterebbe. Dal punto di vista psicologico, insomma, non sarebbe la cosa migliore per l'11 emiliano. Un fatto sembra certo: fisicamente il Pescara sta meglio, lo ha dimostrato sul campo pur avendo disputato 5 incontri in appena 15 giorni. Alzare il ritmo potrebbe essere una delle chiavi, al cospetto di un avversario dalle spiccate individualità, ma piuttosto compassato, specie in mediana. Vietato naturalmente concedere la profondità, ma qualche rischio sarà quasi fisiologico. Mancherà, è vero, Bjarnason, assenza pesante, cui Oddo potrebbe ovviare spostando sulla tre quarti Brugman, con Torreira al fianco di Memushai, tra i migliori della finale di andata. Davanti uno tra Pasquato, ex della sfida, e Caprari, Politano sul versante opposto, Melchiorri punta vertice. Ma a prescindere dalle scelte sarà fondamentale come sempre lo spirito, che di sicuro non cambierà. Dunque coraggio, determinazione e aggressività in ogni zona del campo, è come una finale in gara unica, da vivere intensamente, e il verdetto senza appello è ancora tutto da conoscere.